Belle queste livree di queste macchine. Sembra sì. tutto abbastanza liscio nelle retrovie. Vediamo se scorre dietro curva 2, 3, 4. Sì, tutto pulito. Tutto pulito. Fiorino scappa via. Raffo Ilex davanti all'Eux. Sesta posizione per Pittaccio, che viene attaccato proprio da Shumi Legend. Sono vicinissimi. Pittaccio ha scelto una livrea simile alla vecchia HRT del 2010. Grigia e rossa, mamma mia, se è brutta, veramente inguardabile. Mentre la giallona di Fiorino è scappata via, Raffo Ilex anche. Dietro invece un bel gruppone, c'è una bandiera gialla nel settore 2. Bandiera gialla Vediamo. Napolitan che sta perdendo posizioni, in penultima posizione. Ora lo vediamo, sì, con Crive. Deve essere successo forse Esatto, qualcosa. sicuramente è successo qualcosa lì. Fiorino veramente ha fatto il vuoto. Un secondo di Raffo Ilex, attenzione, settore 3. Con Krikkonen che ha un problema, sicuramente si è girato con questa livrea tricolore, livrea particolare. Giro 1 dei 17, Fiorino, Raffo Ilex, Leux e The Sniper Samu, che non conosco. Shumi Il Legend per Boa, il Boa, Everyone. alias il Boa. Ah, il Boa, attenzione. New Mentre entry. Pittaccio sta insediando il leader della Sport, il telecronista che torna a vestire i panni di pilota qui su Pit. Sì, è Si sta una libertà effettivamente un po' agghiacciante, non ce ne voglio, Matteo. veramente il premio buon gusto, ma anche no. Mentre qui, attenzione, Ricordo un lancia una po' anche, giume non so, ottava, per nuova te. leggera posizione, quattro macchine attaccate. Non raggiungiamo Ricordo un le po' la Pacifica, 10. anche qualcosa della Pacifica. Anche un po' la Pacifica, anche un po' la Pacifica, mentre c'è Sdem che fa delle manovre di qualità per lotta per il decimo, undicesimo posto con Danirco, anche lui tornato. Mi E sono. ti segnalo Sniper Samu con la Forti praticamente. L'avevo vista, L'avevi adocchiata, dai. manca l'alettone posteriore con la scritta Eh sì, Parmalat manca coperta, anche però. il muso a formichiere fantastico che li caratterizzava. Tanta roba davvero. Raffo Ilex si accorcia, è tornata la moglie, siamo Occhio in dietro che diretta. c'è un bel duello con Flemming anche. Sì, troviamo intanto Flamini, tanto bene, molto molto bene. Sono appaiati in curva 1 e passa Alberto, anche Danirco si infila, anche Danirco è una livrea molto carina comunque, l'ha detto. Sì, tra l'altro eravamo un pochettino di fretta, non abbiamo accennato alle regole, sono tre gare al Ma 25% con... adesso finisci. Sì, Vai. Un faccio un bel recap, Andrea. Faccio un bel recap delle recap, si regole. tratta di tre eventi con tre gare al 25%, prima gara partenza casuale, seconda gara chiaramente griglia invertita, come idem la terza gara con Portogallo, che è questo appuntamento, poi abbiamo Arabia Saudita e Imola, quindi tre gare molto interessanti. Attenzione, attenzione davvero. Griglie invertite, punteggi sono quelli standard del pit, I mentre qui punteggi sono riprende. quelli standard, sì, esattamente, quelli Qui per il riprende campionato. intanto i primi 3 secondi. Iniziamo con delle piste molto belle come Portimão e Imola, poi in mezzo c'è Jeddah, lo andremo a scoprire su questo F1, mentre Raffo Ilex si sta avvicinando a Fiorino, questa è una lotta, e poi dietro c'è una bellissima lotta per il terzo posto, Leux, Shumi Legend, Pittaccio, sono veramente attaccati, adesso si può aprire il DRS. Vediamo, i danni su queste stanze sono standard, quindi le macchine dovrebbero essere un po' più resistenti, almeno lo speriamo. Grande passaggio all'esterno di Shumi Legend, e anche Pittaccio ne approfitta al volante della sua HRT, ma Leux Eh si difende, mi viene HRT, scusami, non riesco, sì, ma non in effetti, riesco, in effetti. non riesco. Mentre, e il Boa si gira, attenzione, prima della zona Il Boa si gira, DRS. ahimè. Perde molte posizioni, davvero molte posizioni. Dietro c'è una bella bagarre, dietro c'è davvero una bella bagarre. Non vedo problemi di lag, questa è una cosa No, molto no, bella. devo dire E che c'è una nessun safety problema. car per Safety quella car testa virtuale. coda, sì, per quel testa coda Latifi, entrata. secondo me. Latifi, sì. Che se fosse stato Mick Schumacher avrebbero dato la bandiera rossa, ma sono cose così a caso. Vediamo Tra l'altro ti quanto durerà. segnalo, Alberto, in sesta posizione anche la Jordan 7-Up del 1900, cos'era? Vabbè, quella di debutto di 91 Schumacher, del 91. e
ti vorrei segnalare ai nostri attenzionati che oggi è il 23 dicembre e voi dite chi se ne frega che è il 23 dicembre, domani è la vigilia, si mangia il pesce e il 25 scattiamo i regali, ma il 23 dicembre è il compleanno di Bertrand Gachot, da cui è tutto origine. E quindi abbiamo questo fatto riferimento... Mamma mia, hai fatto un, come dire, un collegamento solo per farti fini, perché vabbè, molti lo sapranno che il perché Schumacher, diciamo, ha iniziato a correre in Belgio, però noi comunque l'abbiamo ricordato. Primi pit stop, approfittano della safety car virtuale Raffo Idex, Schumilese, Gallian e il Boa. Il Boa si prende anche 5 secondi di penalità per eccesso di velocità ai box, quindi mossa molto interessante ai fini di questa gara. Ricordiamo, qui siamo per divertirci, qui siamo per mangiare panettoni, pannoli. E intanto ti segnalo che Mauro Gold, però Mauro Gold in chat dice che la cabina di regia è top questa sera. Ah, no, grazie Mauro. Volevo segnalare, per i non amanti del panettone, che io ho tolto il marchio perché non mi hanno pagato i diritti, quindi ho tolto il marchio. Se non vi piace il panettone, ci abbiamo anche il torroncino siciliano, attenzione. Mamma mia! E se non vi piace il torroncino siciliano, vi prendete un mandarino e lo rompete le scale. Un mandarino. Io preferisco il torroncino, poi per carità, il mandarino può anche essere utile. Veramente. Alessi, scusami, la webcam è arrivata dopo? Dopo il torroncino, non so se puoi farlo rivedere. Dopo il torroncino? Sì, perché è arrivata dopo il mandarino. Vedete, questo qui fa bene. Ale, ingrassa. E puoi far vedere. Se puoi far vedere anche dalla regia la mia webcam con i premi. Mamma mia, quanta qualità! Okay. Sì, eccola qua. Quanta qualità, eccoci qua. È davvero. Attenzione, tornando alla gara, sì, tornando alla gara, Fiorino ha approfittato clamorosamente della virtual safety car e ha 7 secondi su Pittaccio. Sì. E segnalo Raffo Idex, che abbiamo visto in diretta, che si prende la 12ª posizione. Ottima la notazione. Danilko è in rimonta, Danilko è con gomma media, quindi lui potrebbe allungare la strategia. È andato via su Leus, c'è anche il buon Alberto 222 stasera, mamma mia, quanti nomi. Matthew, anche lui è partito con gomma gialla. La gara è ancora molto incerta, molto incerta. Peccato per le polarità di profilo e anche Raffo Idex. Attenzione, terzo settore, c'è un'altra bandiera gialla. Penso sia ancora il Boa. No, è Crive che è senza muso e andrà ai box. Totalmente ala di Delta per questa livrea che fa un po' e si ritira. Attenzione, si ritira Crive. La livrea che fa un po' Shannon. Non so se la ricordi, Andrea. Siamo molto retro, noi siamo anziani. Fa un po' Shannon 1996, controllatela. Scusami che stavo un attimo controllando su Telegram. Parli della, di quale vettura? Della livrea di Mr. Drive, che adesso si è ritirato. La livrea che faceva molto la Shannon. Scusate, segnalo Alberto. Alberto l'abbiamo visto in diretta all'interno sull'Eutz e va a prendersi la quarta posizione. Bel sorpasso di Alberto, che invece lui ha una livrea che ricorda più la Mercedes della Formula E, però un nero con queste striscette blu. Sì. Molto carina. Blu marino, veramente. Sì. Alla fine di queste gare daremo anche il premio per la livrea più bella, per la livrea più brutta. Bravo. Penso che già abbiamo la nomination, però vediamo che non ce ne voglia. Tra l'altro ti segnalo che Alessio Fiorino mi ricorda la Jordan Mugen, forse era sì molto bella, qualcosina, diciamo, c'è un po' un blu, mentre Fiorino va ai box. Sì, e attenzione, c'è un'altra bandiera gialla nel settore 2. Vediamo che tutti succede. E box intanto là davanti, Pittaccio, Alberto. Sì, metà gara siamo arrivati, quindi il tempo giusto. Vediamo se Fiorino perderà la posizione su quelli che avevano anticipato il pit stop, nella specifica Raffo Idex, che era più vicino a lui. Vediamo, infatti, Raffo Idex esce davanti a Fiorino, quindi bella la mossa di Raffo Idex di approfittare della virtual safety car per fare il suo pit stop. Anche Schumi Legend si è smarcato il pit stop, quindi
Ora è gara vera, è gara vera. Ai primi 5 posti ci sono i 5 piloti che si sono fermati, Lewis, Daniel Play, di legge, Flaminio e Sdem. Mentre quelli piloti che si sono fermati, quindi Raffoiris, Fiorino, Krikkonen e Danirko. Vediamo ora cosa faranno i piloti con gomma gialla, quanto riusciranno a recuperare dopo il pit stop. Sottolineo anche la bella gara di Daniel Play, come sempre, vedete, c'è ancora bandiera gialla al settore 2 e Raffoiris si prende una penalità pesantissima, pesantissima. Che poco vedo nella retrovia anche Matthew, non so, un Matthew forse appanciato, chissà, con la Ferrari, mi ricorda quel la Ferrari degli anni 2000, un rosso molto acceso. Però c'è questo bianco anche che è un po' smezza. Sicuramente tra l'altro ti segnalo, molto distacco dello, ti segnalo Shumi Legend con una livrea che mi ricorda un po' troppo nero, però mi ricorda la Toyota di Panini dei 2000, quando era 6, mi ricordo che anni era. Giusta rotazione, mamma mia. E Matthew, abbiamo detto che Matthew si era appanciato e ci piazza subito il giro veloce, perché è giusto, ecco, così. È giusto così, ha fatto il ruttino. Ha preso un sorsino di bevande gassate nere che non possiamo dire che è Coca-Cola, e ha fatto mentre lei ti puoi sottolineare che Matteo Profilo mi ricorda, ahimè, la Simtek, mi ricorda Matteo Profilo, me lo sono perso, attenzione, vediamo, in 14ª posizione. Potrebbe qualcosa, potrebbe. Chiaramente era un colore piuttosto particolare da utilizzare il viola. Errore di Matteo Profilo che si gira. Grosso errore di Matteo Profilo. Gara totalmente distrutta. Leux si prende anche lui l'avviso ai box al momento della sosta. E quindi è in prima posizione il buon di Leggi con gomma dura, anche lui in zona pit stop. Anche lui con una livrea, diciamo, come dire, rivedibile. Terrificante, direi. Mamma mia. Tutta grigia con l'alettone posteriore, la parte posteriore un po' rossa, ma diciamo poca fantasia, ecco, mettiamola così. Molto, molto basic. Mentre Shumi Legend è ingarellato con Alberto e con Pittaccio che è scivolato indietro. Dopo il giro del pit stop, Alberto attacca adesso Shumi Legend e lo passa. Bella staccata. E adesso vanno in trazione verso il secondo settore. Tutti molto vicini. C'è sorpasso di Matthew su Sdem. Anche lui ha la stessa staccata e passa. Bel sorpasso, molto molto pulito. C'è Pittaccio che sta avvicinando a Shumi Legend. Sì. Pittaccio sta sciuminando. Si sta avvicinando a Shumi Legend, Alberto sta cercando di scappare e Raffoiris sta cercando di prendere i 3 secondi su Fiorino, 2 e no, eccoci siamo invece, no, 4 secondi, quindi ha il vantaggio nonostante la penalità di 3 secondi. Sosta i box per di legge, vediamo quanto recupererà con gomma nuova e dove uscirà. Sicuramente è abbastanza indietro, quindi adesso il podio sembra delineato. Danirko si è portato in terza posizione. E Danirko, sì. Raffo scatenato nelle ultime gare della Master League, aveva fatto vedere che aveva qualcosa, aveva trovato qualcosa, e anche in questa Pandoro Race sta dominando, ma la Pandoro sarà molto incerta fino alla fine, perché attenzione bandiera gialla. Mi sta deludendo un po' Napo, che lo vedo dietro nelle retrovie. Ma con la griglia invertita può succedere di tutto. Mentre Flamino cambia il muso, nell'interfono sentiamo delle parole non sentiamo dolci, delle urla disperate, dei lamenti, dei grugniti, delle cose strane, delle cose terrificanti. Mentre il trenino per il quarto posto viaggia di conserva, non si attaccano e si fanno tirare da Alberto. Ormai le posizioni qui sembrano standardizzate. Buono comunque il rientro di Matteo Pittaccio. Mi sta deludendo un po' Daniele Play, che in sport era andato molto forte e invece qui sta un po' soffrendo. Solita la gara di Gallians, mentre Leus ha avuto il suo momento di celebrità prima in prima posizione, adesso naviga nelle retrovie.
però comunque è davanti a Di Legge. E dietro stanno arrivando Di Legge e Matthew, con le sue dietro stanno arrivando cattivissimi Di Legge, Matthew e Sdem. E qui suonano delle ambulanze, cose strane. Attenzione, dodicesimo giro, c'è l'attacco di Leux a Gallian, curva 1, va, va Leux. Prossimo ad attaccare Gallians sarà Di Legge. Gallians che adesso è un po' in difficoltà con questa gomma morbida. Davanti io Raquilex totalmente dico, in gestione. Raquilex, sì, in gestione. Ti dico la verità, avrei un po' paura di attaccare Gallians per la livrea. E mentre Danirco ha preso Fiorino, che Fiorino aveva alzato il ritmo, e Danirco adesso è attaccato. Gli scarichi di Fiorino, cerca di passarlo. Wow! In una curva, in un punto di sorpasso, attenzione, non i due quasi normale. Si toccano, anzi si toccano, ancora appaiati. I due quasi si toccano, mi ricorda, è il numero uno della Williams, F1 non e attenzione, si lascia, tanto la Jordan passa nuovamente la Forti. passa la Forti, la Forti corse, e Danilco va, però zona di RS, per adesso Fiorino, vediamo sì. E lo riattacca, e si riprende la seconda posizione, con gomme mescola media, mentre Daniel con le più performanti rosse, sì. Il taccio prende 3 secondi, attenzione l'attacco ancora di Daniel, vediamo, staccata esterna, Fiorino va profondo, i due quasi si toccano. E va e si prosegue con Danilo, che adesso va adesso nel secondo settore, dovrebbe allungare con la sua gomma nuova, mentre dietro quarto il gruppettino del quarto posto ancora tirato da Alberto con gli stacchi di sicurezza, quindi nessuno attaccherà nessuno. Daniele Play solissimo, mentre nell'ottavo posto Di Legge ha passato Leux, cerca di scappare, passa anche Matthew, passa anche Sdem, sì. Leux ha perso progressivamente posizione, scivolato in undicesima. Napo solissimo in una tredicesima posizione, molto triste. Ma Napo sta aspettando gara 2, che te lo dico io. Esatto, con questa livrea di una Puritan che cambia a seconda della posizione del sole, guarda che cavolo di vernice ci hanno messo, cioè, io vorrei sapere. Mamma mia, delle livree terrificanti stasera. Non è un po' arcobaleno la macchina di è abbastanza. La Minion naviga invece in sedicesima posizione, inquadriamo un attimo, vediamo questa livrea, anche lui è abbastanza schematica. Ma torniamo davanti, 14-17, tre giri al termine. Raffo Idex primo tranquillamente, Danirco allungato con la sua gomma soft e cerca però un po' di accorciare, sta accorciando sul Raffo Idex, accorciando parecchio, sarà dura riguadagnare altri, però sta guadagnando adesso tantissimo. Bandiere gialle al terzo settore, ancora Sniper, sì, che con questa forti corsa ci ricorda il buon Pedro Paolo Diniz, cerca di ripartire adesso con gomma surriscaldata, sarà dura, sì. Si fa sfilare dai doppiati, eccoci qui. È riuscito questi a ripartire. Assomigliano alla Minardi quando era sponsorizzata. Anche la Minardi, sì, anche la Minardi. No, più la Minardi, hai ragione. Più la Minardi, Minardi forse. Di Mazzacane e Genè, sì. Giusto, del 2000, cos'è? No, 2000, del 2000. 2000, 2000, 2000. 2000. Non ricordo ancora Stati Uniti davanti ad Akin, chi se la scorda. Bravo Bendy, infatti. Questo qui è quello della Minardi telefonica di Genè e Mazzacane. Sì, bravo. E continua comunque Danirco, non è finita sta gara comunque, perché Danirco ha riguadagnato ancora attorno al secondo proprio adesso, 9 decimi, attenzione al rovaccio di Raffo Idex, quasi si gira, Danirco guadagnerà ancora tempo, eccolo, 3 secondi, è in zona sorpasso, ricordiamo che Raffo 3 secondi sotto, di penalità, attenzione. C'è un'altra bandiera gialla nel settore 2, però va via subito, sicuramente qualche lungo. Daniele Play ha preso ritmo adesso, quindi è un po' tardi. E le posizioni
saranno congelate, ma la partenza di gara 2, quindi griglia invertita, griglia invertita chiaramente con totalmente all'eccezione invertita, di chi si ritira o viene squalificato. Quindi ci divertiremo in quel di Jeddah. Andiamo a prendere un po' di caldo. Nanirco 2-3, grossa, grossa rimonta. Grossa, grossa rimonta. Anche Alberto ha Raffo c'ha trovato anche ritmo. 10, giri di gomma. Pitaccio su Shumi Legend lo passa. Pitaccio, zitto, zitto, 4-4, ha fatto una bella gara. Peccato un Sì. piccolo errore, però ha fatto davvero una bella gara perché Shumi Legend è un pilota che va e quest'anno sta dimostrando di andare fortissimo. Forse non ha posto troppa resistenza vista la penalità di 3 secondi di Pittaccio, però tanta roba per essere una prima gara. E Gara 2 ci secondi, Nirko sta aspettiamo. andando a prenderlo, senza aspettare Sì, altri lo conti. vuole passare in pista, non vuole la vittoria assegnata dai giudici, lo vuole passare in pista. Come abbiamo evocato il compleanno di Bertrand Gachot, si è scatenato da Nirko. Secondo te più perché abbiamo evocato Bertrand Gachot o il debutto di Schumacher? Andre, che ti vedo lavorare come Pandori a imbandire Secondo me tavole. secondo me per i 59 anni di Gasciò, secondo Lo penso anch'io, infatti, lo penso anch'io. 17-17, andiamo on board su Danir con questa livrea che vede davanti a sé Rafoidex. C'è ancora la bandiera gialla nel settore 2, ma non dovrebbe essere nulla di grave, forse qualche lungo. E Danilko potrebbe attaccarlo in volata 1 e 2 in questo istante. Dem prende un'altra penalità. Vediamo se c'è qualche altra lotta. No, tutto sembra abbastanza. Attenzione, Danilko si prende 3 secondi. Erroraccio di Danilko, Ah. erroraccio di Danilko, è andato largo nella salita che porta verso la fine del T2. Si gioca la gara qui, brutto errore, davvero brutto errore. Vediamo se proverà a passarlo in pista. Adesso sono ad armi pari, stessa gomma, stesse penalità. Penultima curva, 8 decimi, non riuscirà. Non riuscirà e quindi Rappo No. vede che si va a prendere il primo Pandoro. Attenzione, 4 decimi, ma che succede? Ha finito la benzina, ha finito la benzina da Fluidex, No, clamoroso, pazzesco, clamoroso. Più pazzesco, aveva una no. penalità di boxe non scontata, eccezionale. Quindi addirittura a finire indietrissimo. No, Sorpresona, pazzesco. sorpresona clamoroso. Sorpresona clamoroso. E podio per Alberto, tra l'altro, che zitto zitto. Podio per Alberto e Danirco dalla 13ª piazza è andato a vincere. Alberto terzo partiva, ha guadagnato 10 posizioni. Davvero tanta roba. Napo undicesimo, attenzione. Anzi no, dodicesimo per le penalità. Dodicesimo, sì, perché c'è gente che quante penalità di 5 secondi non scontate ai box, tanta roba. Mentre il Luca Flaminio, malissimo, con questo quindicesimo Male, posto, male, male. dopo lo andremo a sentire. E Sì, mentre i sì, sì. piloti si apprestano a tornare ai box e a ricevere il primo, ma assegniamo dopo gara 1 un Pandoro? Eh no, il Pandoro si assegna solo alla fine, nella totalità dei punti, come facciamo la È un somma, presente, chiaramente. però un qualcosa, Un non so. torroncino, dai, un Un torroncino per ogni gara. torroncino. Quindi sì, mettiamo qui un torroncino per Danirco, sì, lo prendiamo qua. Beh, Danirco ha vinto il primo torroncino della serata, Questo, dai, e lo mettiamo qui e però lo la faremo avere livrea, a però la, casa. la tuta di Danirko, però non c'è, cioè, veramente non. Attenzione, Allora, in in intertuono un commento del regista che ci dice la tuta verde pisello. Attenzione, questo tipo verde pisello è intanto una storia elementare. Quindi secoli fa. Allora, quindi questi sono i risultati con Danirko davanti.
Sì, faccio io. Che non ce l'ho sotto. Allora, eccoci qua in diretta, siamo mai prossimi alla partenza di questo secondo appuntamento della Pandora con la classifica che vi aggiorno sin da ora, prima di entrare in pista, che vedrà partire in pole position Sniper Samu, quindi davanti a Gallians, poi Fleming, Krikkonen, Matteo Profilo, una Pulitan, Leutz, Sdem, Matthew, che diciamo tra i top è quello messo meglio, diciamo così, di Legge, Matteo Pittaccio, Daniele Play, Shumi Legend, e poi via via arriviamo praticamente fino ad Danilko, che partirà in penultima posizione perché l'ultimo pilota sarà Crive, che si è ritirato in gara 1. Domanda secca intanto ad Alessi, prima della partenza. Sì. Anzi, due domande. Qual è la livrea più brutta che hai visto in questo primo appuntamento e qual è la livrea invece più che ti ha, diciamo, impressionato di più? La livrea più brutta è Xego. Ce ne sono diverse. C'è un Xego tra Pittaccio e Di Legge con quella HRT 2010 veramente inguardabile. La livrea più bella, devo dire che la Minardi 2011, no, 2003, Andrea, 2000, le più brutte secondo bella. Loro dopo gara 1 sono quelle di Pittaccio e di Legge. Ma forse è nostalgica più che altro, Alberto. Dici? Potrebbe, sì, era carina, potrebbe. Ma sai che quella di Napoli, tutto sommato, arcobaleno, non era male. Quella è tutta cromata, vorrei vederla con le luci di Jeddah adesso, perché correremo in notturna, quindi sono molto curioso di vederla con le luci di Jeddah. Ragazzi, allora, anche la Ferrari piace, anche la Ferrari. Anche la Ferrari era carina, sì, anche sì, la Ferrari era carina. La macchina rossa con i tettoni bianchi, quella è carina pure, devo dire. Sì, è vero, sì. Ma anche Daniele, allora, anche il Danilko è carina, dai, c'è qualcosa di carino. Anche la pseudo Jordan 91 di Schumacher, effettivamente, quella ricordava molto, molto. Tra l'altro la macchina gialla che aveva dei riflessi azzurri o comunque delle... Quella mi ricordava ancora di più la Minardi, appunto, di... Non so, forse era la Forti, che avevano dei, diciamo, anche delle parti azzurre, blu, ora non mi ricordo onestamente. Anche la Forti, Minardi, vorrei rivedere... Con Telefonica, forse. Mi si è ritirato Crive, voglio vedere bene la sua, perché no, mi si è ritirata, la gara è... Allora, non mi chiedete, via veloce. Non perché questa gara dovesse essere... Andrea, Luca, puoi abbassare l'audio? Grazie, che altrimenti... Lo dobbiamo mutare. Io ho messo anche... Dobbiamo mutare Fleming, non ce ne voglia. Sì, lo mutiamo come prima. Silenziato Fleming, in diretta da tutti quanti. Silenziato. Siamo quasi silenziato pronti. Fleming. Allora, e ti faccio un'altra domanda ora. Tu hai mai, come dire, Jeddah, ti hai avuto un... Eccoci qua intanto sul circuito di Jeddah. Una, come dire, un'idea di come questa nuova pista che... diciamo inedita per quanto riguarda Formula 1. Quando sei corso il campionato non ci ho messo le ruote, quindi, però da quello che ho visto in TV non penso che da guidare live su F1 2021 sia piacevole, diciamo così, però vediamo. Al contrario di Imola, che vediamo, ci ho fatto qualche giro e devo dire che è molto tecnica, molto intrigante. Alla ripartenza dei campionati ci sarà da divertirsi veramente su quella pista. Salutiamo anche Max Basile, al semaforo verde. Max Basile, che ci fa gli auguri. Auguri anche a te, Massimo. Ciao Massimo. Chiaramente anche Just Loller, Shumi Legend, Paolo, tutti quanti che scrivono in chat Ma dove sta un salutone. Paolo? Ma la Pandora, attenzione, siamo pronti. Mister X, che c'è Mauro God. No, che c'è? Il giro di ricognizione. No, il giro di ricognizione. Sì. Questa è la telefono. La prima è la telefonica proprio Minardi. Oh, classica. La livrea, quella di Gallians, è veramente, diciamo, una livrea irrivedibile, diciamo così, uniposca, proprio molto lucida. Krikkonen invece è una livrea molto solida, adesso posso vedere le livree. Matteo Profilo, sì, così, vediamo. Mi ricorda la Marussia, Matteo Profilo. No, Krikkonen, scusa.
mentre la vettura di Napoli o la Manor, vabbè, si scurisce. Sì, un Napo che è modalità pazzesco, cioè guardate Napo che cambia colore ogni settore praticamente. Slam è ricorda una McLaren molto particolare. Matthew invece è una forse l'Alo si ricorda, questo blu, oddio sì, c'è il arancione blu, Andrea c'è il collegamento, questo arancione blu, si è vista poco ma dopo è passato Madonna Mastercard nel 97 di Vincenzo Suspiri e Riccardino Rossi, oddio questo arancione blu. Invece metti una livrea molto seria, mi piace, molto elegante. E poi decima, undicesima posizione, poi abbiamo per ahimè livree terrificanti, non ce ne vogliono. Però si poteva far meglio. Daniele Play invece ricorda molto l'Alfa Sauber, vediamo quella di Kimi Legend, adesso sì, con calma. Un po' la Toyota, dicevamo. Sì, la Phoenix è un blu un po' alpine, un po' ligier. Attenzione, poi Alberto anche carina, Alberto è carina, Fiorino ha una bella livrea, devo dire, Fiorino ha una bella livrea, anche Danirco, McCrive vediamo, Crive c'ha una sorta di, io non la vedo purtroppo da da lontanissimo, sembra la maglia del Portogallo, non... è un po' portoghese Crive, mai visto una fa un po' forse è un tifoso della terra, però non è della sua zona. Infatti una roba mai vista. Eccoci, tra l'altro partenza per Sniper Samu in pole, quindi ne vedremo le belle perché dietro arriverà e vedremo anche le safety car su questa pista molto probabilmente schiacciando le luci. Ci siamo, eccoci, via, grande partenza Sniper, Gallians prova l'attacco, si aprono tutti a ventaglio e c'è subito contatto. Gallians, Fiorino. La porta in faccia. Flaminio è partito bene, subito bandiere gialle. Con Bolti in contatto anche Matthew e anche Profilo sono stati coinvolti, c'è subito un attacco di Flaminio. Con una chiusa di Gallians che manda letteralmente al bar, come si vuol dire. Proprio Gallians, esatto. E nonostante il suono mutato di Flaminio, lo sentiamo nella sua abitazione un po' ce l'hai, nelle sue soffuse luci che sta imprecando. Il pittaggio è partito a bomba, c'ha 4 quinto Daniele Blair, Sniper Samu ha guadagnato 2 secondi tra l'altro, sì, mentre qui su questa famigerata curva, questo dovrebbe essere la 23, hanno tagliato tutti come cani e porci. Attenzione. Ma non dia. Occhio che c'è Marchi, intanto Sdem si ritira. Fuori Sdem. Si ritira. E c'è il leader, questa Minardi telefonica. Attenzione. 3 secondi e mezzo di vantaggio su Flaminio. Daniele Play che sta cercando di passare assolutamente Pittaccio, che si difende all'interno. Bella la difesa di Pittaccio, cerca subito di riattaccarlo Daniele Play, non c'è ancora il DRS, siamo al primo giro, sono attaccatissimi, vediamo se si tufferà Daniele Play. Pittaccio cerca di stringerlo verso il muretto, riesce a tenere la posizione, accatona, si super staccato con Daniele Play, molto conservativo. Flaminio nel contatto con Gallians aveva portato grossi danni, ti riprova a cambiare l'alaco insieme a Napo, Alberto e Matteo Profilo. Danirco è quinto. Danirco è quinto, ha fatto una partenza pazzesca. Davvero una partenza assurda di Danirco. Mentre Flaminio aveva la macchina distrutta e si ritira. Attenzione, Danirco ha guadagnato 12 posizioni in un giro. Non male anche Pittaccio e Daniele Play, che hanno guadagnato 8 e 8 a testa. Veramente tanto. Daniele non... partenza. Sta cercando di passarlo da un giro, ma non ha uno spunto. Vedremo le zone DRS. Qui sicuramente safety car virtuale non è piacevole. Safety car virtuale, vediamo per quale motivo. Stiamo scorrendo, ma non riusciamo a capire il motivo di questa safety car virtuale.
Sì, non peccato si davvero per Luca, che questa parte non è scompromessa davvero. Mentre il Boa e il Boa a 5 secondi. A 5 secondi dopo due giri e va subito a smarcare la gomma. Approfitta della safety car virtuale. Vediamo se qualche altro pilota lo seguirà in questa scelta. Sì, va dentro anche Leus, Danirco, Fiorino. Chi va dentro? Oh, mamma mia, qua salta tutto. Di legge anche Rambuides, Schumi, Gallians. Praticamente metà piloti sono andati a cambiare le gomme. Sì. Gli altri che hanno sbattuto il primo giro hanno marcato già la gomma, quindi vediamo se riusciranno ad andare in fondo. Riparte ora la gara. Mentre Sniper il boss si prende 3 secondi di penalità per taglio curva. Pittaccio è davanti a Daniele Play. Si giocano la leadership. Subito bandiera gialla. Settore 1. Sì, si è girato Shumi Legend e ha rotto l'ala anteriore. Ah, peccato, mentre Daniele Play sta attaccando Pittaccio. Attaccatissimo, andiamo verso l'ultimo settore. Il DRS è attivo dal passaggio sul traguardo. Tra poche curve, bella questa visione panoramica di Jeddah. Solo questo, penso che sia una cosa bella di questo circuito, però vabbè. Beh, sai che da comunque riguardando là, mi ricorda sempre più Singapore come tipo, forse di location, anche atmosfera, ecco, più che altro. Sì, sì, sicuramente, tanto che è una pista talmente veloce, mamma mia. Non vorrei davvero correrci in mezzo ad altri piloti, però vabbè, detto questo, Daniele Play è 3 decimi, può attaccare Pittaccio e staccare di curva 1. Vediamo, Pittaccio si mette tutto interno, Daniele si butta all'esterno. Pittaccio cerca di allungare la staccata, ma Daniele è deciso, va profondo, chiude la curva. Bello, Pittaccio cerca di rispondere, bello, 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 bello davvero. Piloti che a Portimão hanno dimostrato un passo abbastanza simile, vediamo se qui è la stessa cosa. Vediamo anche dietro con la strategia nuova che hanno Danirco, soprattutto Matthew che ha guadagnato qualcosina. Danirco intanto sta passando di legge. Il Boa si sta giocando tutto il vantaggio, ha preso altri 3 secondi, quindi 6 secondi di penalità per lui. Si è giocato tutto il vantaggio che aveva. Non so se c'è stato un errore oppure un contatto, mi sembra Raffo Idex, sì, che ha perso qualche posizione. Sì, è andato a finire dietro Matthew. Vediamo i piloti che hanno montato subito la gomma gialla quando andranno profondi, mentre Pittaccio è in scia a Daniele Play, il passo è simile, vediamo se ci sarà un altro scambio di posizioni. Attenzione, qui stiamo andando verso l'ultima curva con Pittaccio va tutto esterno, Daniele tira all'interno, trazione verso il rettilineo principale. Vediamo, molto veloce Pittaccio, Daniele sceglie ancora traiettoria interna. Vediamo, però Daniele ha un'ottima velocità di punta, quindi molto scarico, riesce a difendersi, però cerca l'incrocio Pittaccio, attenzione, qui pista molto stretta. Vediamo se riesce a girare davanti, e gira davanti. Grande sorpresa. Bellissimo duello, devo dire, entrambi molto bravi. Mentre Fiorino e Boa. I colori della Ternana, naviga in terza posizione con la sua gomma rossa. Cricco nel quarto, Leux quinto. Che estero, che mi vale motore in po'. E dietro c'è il gruppetto che ha smarcato le gomme. Danirco sta guadagnando tantissimo. Sì, Danirco finora è il pilota che sembra il più veloce in pista. Però il distacco non è a sufficiente, attenzione, Fiorino attacca Danirco. Danirco esce proprio all'ultimo e lo passa. E lo chiude. Il tanto del banking, grande sorpasso. Si attacca anche Matthew lì dietro, mentre Pittaccio sta cercando di allungare su Daniele Prey. Mi sento anche il ritmo che sta tenendo il buon Mr. Crime. Dietro c'è un bel gruppetto con Fiorino, Danirco, Matthew. Anche Cricconen, tutto sommato.
Sì, si sta difendendo. Anche qui che Krivia tenendo un buon ritmo, il Boa è spropuntato indietrissimo e ha distrutto la sua gara. Comunque vediamo, perché io una safety car me l'aspetto. Box per Daniele Play. Legend dietro in battaglia con Gallians. Ha scelto di non aspettare un eventuale safety o virtual. Vai box e va dentro i box anche Krikkonen. Mentre il buon Matthew si avvicina e fa il piazza il giro veloce, e qui si è creato un super trenino per il quarto posto. Daniele è fortunato, riesce a uscire davanti a questi, con Leclerc che sta facendo la tappa a Fiorino, molto critico qui in scia. Fiorino cerca di uscire in queste esse, mamma mia, grossi rischi, perché i più veloci sono dietro praticamente. Sì, c'è un'altra bandiera gialla in settore 1 con Raffo Fiorino, ai box. Fiorino al limite, ora safety car virtuale. Daniel, vediamo chi riuscirà a approfittarne. Questo è un grosso jolly per Pittaccio. Vediamo se riuscirà a resistere. Se la safety car viene gestita in un modo o in un altro, perché ricordiamo che viene gestita da random.org la safety car, come nella Formula 1 reale, giusto, la virtual. Sì, secondo me. Vediamo se ci prova, va. Va e spera che questa safety ancora sia possibile. Può guadagnare 7-8 secondi. Vediamo se Ancrive è un po' staccato. Vediamo se riesce a approfittarne anche lui. Può andare. Può uscire poco dietro Daniele Play. E mi sa che c'è anche Ancrive. Daniele, purtroppo su questa pista devi aspettare. Questa è una grossa sfortuna per i piloti che avevano pittato all'inizio. Vediamo, esce Pittaccio davanti, guadagnato ma non tantissimo, solo 3 secondi, pensavo qualcosa più, ma attenzione, prende il drive-thru per eccesso di velocità del occhio dietro Alberto, perché c'è una bagarre pazzesca. Siamo ripartiti, pazzesca la bagarre tra Danilko, Leux e Matthew. Danilko ha approfittato subito della ripartenza per infilare Leux, e ora Matthew praticamente dentro lo scarico della vettura di Leux. Fiorino sta già allungando anche Danilko. Matthew non vuole perdere tempo, Leux lo stringe a muro. Mamma mia, che rischio! Due si toccano, danni standard. Vediamo se non ha riportato la vettura di Matthew, riporta qualcosa. Sembra di no, visivamente, però bisogna vedere sul posto. E quindi Pittaccio si prenderà i 5 secondi di penalità, credo. Adesso bisognerebbe vedere sul direttore gara. Vediamo cosa hanno dato a Pittaccio. Lo sono perso. No, drive through. Gara compromessa per Pittaccio. Quindi jolly per Daniele. Ma attenzione, perché Fiorino e Danilko possono rientrare in gioco, perché hanno la velocità per contendere questa vittoria a Daniele Play di questa gara. Solo un secondo, Fiorino ha la penalità di 3 secondi, ma Danilko no. E finora si è dimostrato il pilota più veloce in pista. Krivia è scivolato un po' indietro, Pittaccio box va a scontrare il drive-thru. Anche Matthew, non so se ha qualche problema Matthew. Matthew credo l'alettone per quella frenata che ha fatto addosso all'Eux, infatti. Standard, ma i danni tamponata c'era. E approfitta Krivia per risalire in settima posizione, mentre Napo prende ancora avvisi. E Fiorino si sta avvicinando tantissimo a Daniele Play. 5 decimi, è in zona attacco. Si è un po' staccato Danilko invece. Mentre Leutz sta per essere ripreso da Di Legge. È un Napo un po' sottotono, solo peccato. Qui un Napo molto a pancia piena. Livrea che non aiuta. Si mimetizza nel buio. Purtroppo anche Napo. Splende nella luce. Attenzione, c'è una macchina che fa totalmente dritta, era Krivia. Taglia totalmente la S. Esce proprio davanti a Napo. Attenzione Fiorino negli scarichi, lo attacca e lo passa prima dell'ultima curva. Daniele ora avrà il DRS, vediamo se replica. C'è una differenza di rischio importante.
E Fiorino c'è una penalità, eh. Sì, ma c'è una differenza di mescola importante, ci sono 5 sì. giri, quindi Fiorino può costruirsi il vantaggio per rendere non influente la penalità. Vediamo. È una pista che in teoria con il 3 zone di rest dovrebbe essere abbastanza semplice rimanere attaccati a trenino, però vediamo. Che di curve vere sta un po' perdendo, solo 5, vediamo, una volta che passa questo tratto misto dopo con la scia potrebbe rientrare. Sta perdendo ma non tantissimo, vediamo, qui va sopra il secondo. Aiaia, andiamo indietro. Danilko invece non sta tenendo il ritmo che stava tenendo Portimao e quindi sta un po' perdendo, mentre Leux sta andando bene, non sta perdendo troppo da Di Legge che ha montato una gomma hard, per quello è abbastanza in difficoltà. Sì. Poche volte abbiamo visto su questo gioco la gomma dura. Di Legge vuole sì, sperimentarla in questa Pandoro. Napo ha passato intanto qui, ce lo siamo persi. Matthew con la gomma rossa cercherà invece di fare qualcosa di interessante, ricoprire qualche posizione, mentre Alberto è all'attacco del boa, attaccatissimo, forse anche troppo. Vediamo nella zona delle S, ora uscirà di scia, zona di RS, e va all'attacco del boa prima del banking e lo passa direttamente sul rettilineo. Pezzo al passo, Fiorino ha allungato tantissimo, 2-2 su Daniele Play, sta andando a prendersi questa vittoria in questa seconda gara della Pandoro, dopo Andrea con carta, penna e calamaio a darci la classifica dopo questa gara 2. Comunque davvero grossa, grossa gara di Fiorino in questo evento. Metti ancora a giro veloce, Di Legge è in crisissima posizioni, abbastanza cristallizzate. L'unico che potrebbe attaccare è Matteo Pittaggio, che potrebbe attaccare Di Legge con una gomma bianca che sta soffrendo tantissimo. Poi le macchine sono abbastanza distaccate, quindi sembra tutto tranquillo, ma una safety car su questa pista può uscire sempre. Eh sì, ora Fiorino ha il vantaggio di sicurezza, 3 secondi e 2 su Daniele Play. Ecco qui la bandiera gialla, vediamo. È andata via subito, è Di Legge che si è schiantato, che ha toccato il muro e perde la posizione su Pittaccio e su Napo, e ora viene inseguito da Grill. Vediamo se ha qualche danno alla sua vettura. Sì, sta perdendo del tempo, quindi ha rotto l'ala, sta perdendo molto tempo e quindi può avvicinarsi la vettura del buon Crive. Ti faccio un altro collegamento, Andrea. Sì. Crive, Ternana, Rossoblu, Umbria. E attenzione! Aia. Sfascia Daniele Play! Distrugge curva tutto! Mamma sfascia mia. Tutto! E butta via il Pandoro con questo incidente che stava avvicinando, mentre Di Legge mamma i box mia, e botta. Vediamo gara dovrebbe decidere già circa 20 minuti cosa fare. No, invece togli subito la bandiera gialla, non c'è Virtua, naturalmente c'è una macchina sfasciata in mezzo alla pista, tutto prosegue regolare. grazie per questi commissari che ci regalano sempre gioie. Fiorino 6 secondi 6 su Danilko, gara in tasca, e Leux invece vuole difendersi per un podio che sarebbe solo virtuale perché ha una penalità di 3 secondi, mentre Pittaccio ha scontato il drive thru, quindi Pittaccio anche senza attaccare sarebbe terzo comodamente. Napo zitto 4-4 e mimetizzato nella sua livrea è risalito al quinto posto. Vediamo, Pittaccio vuole la posizione in pista sull'Eux, vediamo, esce attaccatissimo, si fa vedere, prova ad affondare prima dell'ultima curva e va Pittaccio e sale sul podio di questa seconda gara della Pandoro Racing in quel di Jeddah davanti all'Eux, quindi podio virtuale e reale perché ha preso la posizione in pista, il suo terzo posto.
E ora Leux deve continuare. Attenzione, Leux non ci sta. Non ci sta, attacca Pittaccio in curva 1, staccata profonda. Pittaccio va durissimo, va lungo. E quasi si toccano. Ci potrebbe essere un danno per Pittaccio. Troppi rischi per Matteo. Ma è una Pandoro Race, quindi ci mancherebbe. E Leux invece con i denti, veramente arcigno, vuole mantenersi questo podio stretto. Intanto si è aggiunto a noi una piacevole compagnia. Si presenti, per favore. Buonasera. Sentiamo un intendente. Ma sentiamo dalla città. Da dove sta parlando? Da Guatemala? Da un paradiso fiscale, forse. Lo sentiamo un lontanissimo. Paradiso fiscale, forse lei. Dalle Cayman. Dove sei? Ma dove siamo? Cipro? No, ti sentiamo lontanissimo. Ti sentiamo. Mamma mia, veramente. Allora, intanto, che lì... E poi ti aggiorno sulla classifica con questi dati e avrei una sorpresa. Avrai grande. Non vedo l'ora. Attenzione, no, eccolo. Pronto? Proprio lui, eccolo. È arrivato Long. Pittaccio intanto si riprende la posizione di Pisa sull'Eux. Con Maggio è arrivato. Ti sentiamo. Fiorino. Ha toccato il muro, però niente, sembra tutto a posto, non ha fatto nulla. Tutto a posto. E Pittaccio terzo. Ma c'è Pittaccio. Ma come si configura questo Pandoro, questa classifica di questo Pandoro Race? Te lo dico ora, senza che aspetto la... Voglio solo dire questa cosa qua. Con questo ordine di arrivo Fiorino e Danilco sono entrambi a 47 punti. Quindi se la giocano a briscola. E chi ha vinto più gare tra Danilco e Fiorino? La prima l'ha vinta Danilco, la seconda Fiorino. E quindi sono pari in tutto e per tutto, quindi si giocheranno in quel di Imola. Tutto. Il Pandoro. E terzo il Pandoro, qui presente. Tanto non sentiamo Luca. Io non lo sento. Attenzione, proprio lui non si sente. Eccezionale sul più pallo. Fiorino, io ho l'impressione che questa stanza di disco non finirà male. Fiorino vince. No! Quanti secondi ci aveva? No, come no? Allora 50 punti per Danilco. Attenzione, doppietta. Eccezionale, 50 punti. Quindi... ha ripreso un'altra pena. Ma dai, ha preso per 5, 14, 50 per tutti gli affini. Quindi Danilco 50, Fiorino 44. Ma partendo dalle ultime posizioni a Imola sarà battaglia vera. Pittaccio terzo, quarto Matthew, quinto Leux. E Matthew ha fatto un grandissimo recupero, Sì, nonostante un incidente, quindi una sosta aggiuntiva. Leus, Napo, Raffo Itex di Legge, Sciumi Legend e Matteo Profilo. Bello i magnifici 10. Guarda che mi metto, volevo far presente, arriva tra poco anche Marco. Come dicevo anche a Luca prima, mi metto in modalità Berlusconi con le Champions. Aspetta. Ecco. L'importante è... L'importante è che lo fai cadere ancora 3 o 4 volte quel cellulare. Berlusconi con le Champions, io sono quei panettoni, guarda. Però in realtà Danilco ha vinto solo 2 torroncini. Oddio. 2 torroncini per Danilco. Ma però lui vuole il bottino pieno, vuole ora. Ancora non è nelle sue mani. Vedremo come finirà. Allora vediamo l'ordine di arrivo. Tuta Verdona stile anche Caterham, perché adesso e ora ragazzi andiamo sull'orlo. Andiamo ad Imola, ad Imola andiamo, quindi super circuito. E adesso andiamo su un circuito serio.
Questa è la classifica finale di questa gara 2 della Pandoro Race 2021. Quindi Danilco, Fiorino, poi Taccio, questo è il podio, poi Matteo quarto, Leo quinto, Nabbo sesto, settimo Raffo, ottavo Di Legge, nono Sciumi Legend e decimo Matteo Profilo. Si profila, dopo aver finito col decimo posto di Profilo, una gara molto interessante in quel Imola, dove Fiorino dovrà dare il tutto per aggiudicarsi il Pandoro, che a breve vedremo inquadrato, il Pandoro 2021 di Fit. Quindi direi che possiamo rimanere comunque in collegamento, voglio dire, facciamo anche due chiacchiere, approfittiamo, anche collegamento dove in mezza Luca, stanza non si sente Luca, io sento Alesi e Luca non sente me, quindi diga mi sento, no, adesso sentiamo e Luca la sentiamo, perché la sentiamo talmente lontana. Vedi che non veramente sente me, però Luca. Però purtroppo. Luca, tu senti. Tu ci senti, Luca? Sì. Pure a me. Com'è andata questa seconda stupenda gara? Della... È stata talmente bella che è durata 4 curve, dopodiché mi hanno rotto l'ala e niente. È la prima invece che poi non ti abbiamo sentito. No, la prima è andata sfortunata perché, lo dicevo, in fondo al rettilineo di Portimão, quando Matthew stava superando Stem, ha perso il posteriore, mi si è piantato davanti e là anche ho rirotto l'ala. Arrivavo qui con la fortuna di partire davanti, però purtroppo Gallianz aveva un po' di difficoltà e abbiamo fatto un paio di curve affiancate e in una curva verso la macchina io ero a fianco, non potevo sparire. Evviva! Però Luca, fermi tutti, è arrivato il Pisano. E tanto a Imola parto ultimo. Porto uso. Motivazioni, Luca. È arrivato il Pisano. Potrebbe esserci anche per te un torroncino in quel Imola. Il Pandoro te lo sei giocato. Allora, non vuole il torroncino. Danilco vuole questo, non il torroncino. Guardate che potrebbe essere ambiguo sto torroncino, ma non voglio di niente. Già me ne sono preso due. No, Danilco, questo vuole Danilco, no, il torroncino. Ho la sensazione che quello te lo mangerai te, Andrea. Però non vorrei. Attenzione! Quale Andrea? Ci calmi. Quale? È arrivato wow. Proprio lui. Qua si fanno vedere fantanettoni. Poi mangi questo, che dici? Ma io fossi lui, i miei ragazzi qua. Andrea, lo sai che la Melegatti ha ritirato una partita di Pandoro perché c'era la plastica dentro, sì? Quale Melegatti, scusa? Io non c'ho i Melegatti, guarda che secondo me tu non vedi bene. Io c'ho due, ecco c'ho. Che pazienza. Vi dico di più. Chi avrà la livrea peggiore tra le 18 scuderie avrà non un torroncino, il carbone della Befana in anticipo. Ve lo dico già d'ora. Grande, mi sembra proprio corretto. Allora, intanto buonasera. Fit Marco ritirato croce crive. Ernesto, ciao Ernesto. Allora, crive ritirato, quindi parte di ultimo, no? Sì. Il primo dei ritirati. Ok. Quindi parte ultima. Allora, un commento, Marco, quindi sei venuto, diciamo, a salutare un po' la truppa dall'alto, diciamo, del taccuino, che è in pausa. È in pausa, ricordiamo. È in pausa. Il taccuino c'è sempre. Sono venuto a controllare quella pista di Jeddah e, insomma, diciamo che mi è preso male. Ecco, a vedere non volevo dirlo, infatti però... mi è andato un po' di stomaco, provocato un po' di mal di pancia. La male che ancora non ne abbiamo aperti questi pandori, panettoni, non li abbiamo mangiati perché altrimenti sarebbero andati tutti attraverso, penso. Quindi... Però perlomeno abbiamo una gran pista adesso e sicuramente i piloti saranno contenti. Sì, aspettiamo a dirlo. No, assolutamente. Prevedo morti e feriti qua, alla Villeneuve. Ci sono indicazioni per Rocket League, magari per il sorteggio, se avete delle news
Subito dopo okay. Le gare, dopo avremo salutato i piloti, avremo fatto saluti, partiremo sì, 5-10 minuti di live, sarà dedicata per appunto i sorteggi di Rocket League. Quindi per Rocket League, ecco, fra una mezz'oretta, ventina di minuti partiremo, dai, quindi vediamoci quest'ultima gara e poi ci dedichiamo a quello. Ok, perfetto, quindi rimanete collegati per i sorteggi in diretta, quindi eccezionali. Allora, mentre Luca ci dice che è pronta, quindi a questo punto possiamo partire assolutamente. Spettatore, ci siamo. Bene, allora, la classifica, facendo un po' un recap, guardando, quindi Danilco ha fatto 2 vittorie, quindi 50 punti, e il più vicino è proprio Fiorino con 44, che credo sia l'unico pilota, a meno che non succeda, mentre Alessi sta continuando a mangiare torroni come se non ci fosse un domani. Cioè, mamma mia, un veleno, mannaggia a me, quando lo portate nel mio studiolo, mannaggia. Come se non ci fosse un domani. Che bello fare il commentatore. Ah, bello fresco. Allora. Senti, ma una domanda. Ma i sorteggi saranno come quelli che sono stati fatti per i gironi di Champions? Metterete tutte le palline? Vi siete dotati di qualche possiamo strumento? Chiederlo a Ernesto. Ernesto, ci saranno sorteggi tipo Champions oppure... Noi almeno i nomi delle squadre sono tutti diversi. Meno questo. Li rifacciamo un paio di volte. Mi raccomando, sorteggi simulativi, quindi non mettete tutti i nomi, metterei qualche nome. Mettete 2 volte qualcuno e 0 volte nessuno. Abbiamo messo 2 volte il Manchester United e 0 volte il City. Ah, ok. Speriamo che non siano quelli della partenza. Andre, una recap allora, di questa classifica. Dai. Recap, quindi abbiamo 50 punti per Danilco, 44 per invece... Fiorino, e al terzo posto dovrebbe esserci Pittaccio, però un po' distante, con il terzo posto e il settimo posto, quindi praticamente avrebbe 20 più 32 punti, quindi è un po' più staccato. Diciamo che vediamo un po' l'evolversi della gara, ma è una lotta a due tra Danilco, grande favorito, e Fiorino. Quindi avremo un nuovo campione della Pandoro Race. Vediamo. È un terzo incomodo Pittaccio. Vediamo. Imola, Gran Premio dell'Emilia, del Made in Italy. Giro di ricognizione. Allora, approfitto del giro di ricognizione per farti una domanda. Qual è il Gran Premio di Imola che ti ricordi maggiormente? L'edizione che ti ricordi, io c'ho un'edizione allora, che mi ricordo. Aggiungerei un aggettivo piacevolmente, perché escludendo il 94... Quindi qual è il Gran Premio? Lo togliamo fuori. Il 1995 certo. Un grosso Gran Premio con bravissimo una partenza, una Ferrari scatenata delle condizioni meteo variabili. È uno Schumacher un po' invece si schiantò, fece un errore, non so se ti ricordi Schumacher andando cricco proprio qui proprio qui si schiantò, non c'era l'asfalto, anche se lì la sabbia era un po' umido lì, mi ricordo che aveva piovuto, si stava asciugando, sì, la pista mi sembra gli è volata in staccata la piratella. Adesso andiamo verso la variante, quello fu un'edizione davvero molto molto bella. E chiaramente da ferrarista lo dico, una gara che con la sfiga che ha avuto dalla Ferrari chiaramente non è stata vinta dalla Ferrari, nonostante l'ottimo passo gara che aveva, perché poi alla fine vinse, se non ricordo male, Damon Hill, una Williams. Sì, se non ricordo male. Damon Hill stava conducendo il buon Gerhard Berger, ma purtroppo un problema al pit stop. Sì. Gli fece perdere una vittoria che sembrava sua e che aveva totalmente meritato in pista, ma purtroppo quell'anno girò così. Sì. Girò così. Allora, eccoci, siamo sul rettilineo principale di questo Gran Premio di Imola che speriamo di andare a vedere live nel 2022 sugli spalti, perché davvero due Gran Premi che tornata la Formula 1 a Imola e non andare a vederli è stato veramente brutto. E sarebbe bello già tornarci dal vivo, speriamo che questo 2022 ci porti un minimo di speranza, tornare una
a degli sprazzi di normalità. Visti i risultati di oggi, non direi proprio. Però dobbiamo essere ottimisti. Bello questo ottimismo. Dobbiamo purtroppo essere ottimisti. Vabbè, è una strada lunga. Arriverà la fine. Ok, ci siamo. Arriverà anche il Gabriele Rival con il pubblico, ma siamo per partire. Via. Krikkonen. Vediamo, attenzione, grosso movimento tra Gallianz e Boa. Alberto è partito fortissimo e Gallianz ha fatto una super partenza. Male Krikkonen, vediamo come va la parata del tamburello, si schianta il Boa, che botta, lo trinca. Come vedete, cominciamo la variante, safety car virtuale, naturalmente è solo e dietro c'è una bagarre pazzesca, safety car virtuale. Bellissima invenzione della FIA, la safety car virtuale, mamma mia. È così. Gallianz in attesa di ripartenza davanti ad Alberto, 2-2, Schumilege del Nabo. Nabo è partito a bomba. Ti segnalo Danilco già dodicesimo. Danilco dodicesimo, ma una pulita ha guadagnato 5 posizioni in 3 curve. Clamoroso. Danilco dodicesimo e Fiorino un quattordicesimo. Quindi il Pandoro sembra per ora aver preso una direzione. Pittaccio undicesimo, vediamo quando termina questa safety car virtuale. Strategie consigliate, quindi una gomma rossa che dovrebbe durare molto, vediamo se è vero oppure no. Dovrebbe andare via questa safety car, ormai è passato quasi un giro. Approfitta Alberto, attenzione, Schumilegend, una Puritan per smarcare la sosta, è ancora safety car virtuale. È un giro che c'è questa safety car virtuale. Eccoci, via, si riparte. Gallianz ha guadagnato qualcosina con la ripartenza. Krikkonen attaccato. Krikkonen da Raffo Idex con Matteo Profilo, tutti attaccati. Ecco, tutto liscio alla Villeneuve. Vediamo se qualcuno si affaccia alla Tosa, adesso la staccata è diventata molto breve, quindi difficile attaccare qui. Salita verso la Pirandella con ottima trazione di Matteo Profilo, che si fa vedere negli scarichi di Raffo Idex. Matteo Profilo sembra scatenato su questa pista, è partito bene, tenendo bene il ritmo. Più staccato di Leus e Matthew, che sono ingarellati. Belle le accumulate con questa inquadratura. Cordoli molto alti in uscita, attenzione, bandiera gialla con Raffo Idex out, ala rotta fuori. E non riesce a ripartire, è ripartito adesso, è uscito alle acque, in uscita dalle acque era l'intrazione, problema per lui, mentre Alberto ha passato Gallianz, è rotto il muso anteriore. Alberto ha passato Gallianz, sta scappando. Krikkonen sta accorciando, Matteo Profilo è in quarta posizione, ha approfittato dell'errore di Raffo Idex, adesso è negli scarichi di Krikkonen, andiamo verso la staccata del tamburello. Rettilineo, che definirsi rettilineo non è propriamente corretto, perché è una serie di curve che si percorrono in pieno, mentre Raffo Idex si ritira dalla macchina molto danneggiata dopo l'incidente. Gallianz sta iniziando a perdere da Krikkonen, Profilo attaccato da Krikkonen, di legge un po' sottotono, si adegua la sua livrea veramente uscena, quindi con una gara mista. Occhio indietro da Danilco, c'è un trenino, c'è un trenino. Danilco è nel trenino di Leux, capitato da Di Legge, Leux, Matthew e Danilco. Pittaccio un po' più staccato, mentre ha perso il terreno anche Fiorino. Errore verso variante alta, Leux portato fuori da Leux. Mazza Matthew, che sorpasso, già creduto, sapendo un rischio clamoroso. Quando resti, ci può anche stare, si attacca, occhio, gli scarichi, per esempio, in posizione abbastanza scomoda verso la staccata della Rivazza, riescono, attaccato anche Danilco da Pittaccio, qui un bel trenino con Danilco che attacca Leux. Bravo, Pittaccio molto vicino, passato Danilco, vediamo se si rifà la distaccata. Sì, quindi Matthew, Leux, Danilco, Pittaccio e Crive in un fazzoletto, mentre davanti c'è Matteo Profilo che sta impazzendo negli scarichi di Krikkonen e Alberto invece 2-2-2 che ha fatto il vuoto su Gallianz, 3 secondi e 4 di vantaggio. Peccato Pittaccio che si prende 3 secondi
Uscita della Tosa, trazione a meglio profilo, ma non riesce a attaccare Cricone, quindi andiamo nel nel duello, volevo dire un'altra cosa, mi sono corretto alla fine. Un Bileus prova, ci prova e passa da Nico. Metto il passo di Danilco dentro le acque minerali, grosso sorpasso. Piccole errore sempre di Danilco, vediamo. Attenzione, profilo in garellatissimo con Cricco. Mamma mia, che... Mamma mia, quante macchine. Quante macchine e quante riprese uscite, tutte vicine, mamma mia. Cose brutte di legge. Duello eccezionale. Parlano le immagini quando stanno tutti in un fazzoletto, stanno io, secondo cinque macchine è vostra forse. Nirko vuole togliersi dal traffico, fare la differenza con la gomma più dura. Profilo ha perso posizioni in questo duello soft tra per tutte queste macchine, mentre Fiorino è rimasto dietro, intruppato dietro Prive e non riesce a passare. Lex scivola indietro, Flaminio sta facendo una gara onesta in dodicesima posizione. Attenzione, Napo, anche lui ha pittato, anche Napo. Poi esce Danirco, superato da Shumi Legend. Quindi Danirco nel traffico di Shumi Legend, vediamo se perderà del tempo. Shumi Legend ce lo siamo persi, non so se era pittato all'inizio, me lo sono perso. Gallians 6 e 6 da Alberto, quindi Alberto è in controllo di questa terza gara con Race. Cricone esterno su Gallians per la terza seconda posizione, si difende Gallians. Dileggio invece attaccato da Matthew, uscito male Cricone che ha attaccato a sua volta da Dileggio. Mamma mia, 3 secondi, oddio, bella la Dileggio, riesce a completarla, grande manovra Matthew, c'è Fiorino dietro lo... mamma mia quante macchine, oddio, con Gallians Fiorino sta perdendo un'eternità, Fiorino sta perdendo e vai box. Sale secondo attacco di Cricconen su Matthew, attenzione Cricconen che non ci sta, Matthew profondissimo attaccato del tamburello, si rimane terzo, Cricconen quarto, Lerz quinto, Pittaccio scivolato in sesta posizione con la penalità. Daniele Previ salito bene Danilco settimo, attenzione bandiera gialla nel settore 1. Vediamo forse qualche lungo perché la bandiera gialla è andata via adesso, non è successo nulla. Attenzione Sdem negli scarichi di Flaminio, ma vai, ed ora invece Matthew negli scarichi di Direggia per la seconda posizione. Fiorino ha perso un sacco, è ultimo Fiorino, è ultimo, il Pandoro ha preso una direzione ormai inequivocabile. Parlavamo del 23 dicembre, parlavamo della Jordan, parlavamo del compleanno di Bestranga Show e anche la livrea verde di Danirco, porta fortuna e può festeggiare con un bel Pandoro. Ma lo diamo farcito il Pandoro o classico? Beh, Andrea, vediamo un po' quello che offre la casa, vediamo un attimo. A noi, già c'è qualcosa da mangiare, così noi ci meritiamo. Ma noi chi? Che siamo... Ma noi cosa? Che siamo 60? Che dobbiamo fare? Ci è siamo muti. Non so, con quel settino, una mollica, una fettina. Tristezza, qualcosa. Io ero rimasto che Long voleva offrire un po' per tutti qualcosa, poi non lo so. Cosa offro? Non lo so, cosa vuoi che offro? Una connessione migliore. La sazizza. Una connessione la sazizza. L'anduia, vuol dire. Attenzione, allora, intanto ricompattando il pezzino dietro Leux per il quinto posto con Pittaccio che si è avvicinato, Daniel Blake accorciato, c'è anche Grive in questo gruppettino con la livrea della Ternana. Dem sta staccando Flaminio e siamo quasi in zona pit stop, così vediamo i piloti che hanno pittato il video. Ah, 3 secondi per Fiorino, Fiorino è nel baratro, penalità, ultimo posto. E gomma rossa. Fiorino è abbastanza nel baratro. Vediamo se riuscirà a arrivarci. Alla fine, si apre la finestra dei pit stop. Alberto abbraccio fuori al comando. Matthew allungato su di legge che è terzo. Cricconen cerca di rimanere al gancio, ma verso la zona di rientro da di legge. E attenzione, Pittaccio che passa Leux sul rettilineo principale prima della staccata del tamburello. E va.
si avvicina. Scusate, Bendy è online? Sì. Possiamo avere un fit focus su Flaminio, per cortesia? C'è stata... meglio non, di no. Abbiamo bisogno di qualche interprete labiale per capire cosa ha detto il buon Flaminio. Non si possono ripetere. Purtroppo non abbiamo i replay delle webcam, soltanto della live. È un peccato. Erano ancora le 11, attenzione. Aggiungerei per fortuna. Erano le 10:59. Quindi... Poi allora siamo ancora in fascia protetta per un minuto. Tra l'altro, in quanto da giardiniere, gli ha dato quel tocco in più, quel tocco artistico in più spettacolare. È un Luca nel mirino che naviga in una mesta quindicesima posizione, ma molto mesta. Attenzione, si ferma Alberto. 2-2-2 per la sua unica sosta. Gomma gialla per lui, ancora penalità ai box. Questa Pandora Race veramente, ma quante penalità ci sono state per eccesso di velocità ai box. Ecco anche Crive. Dovremmo dare un premio a parte per le penalità ai box prese in questa Pandora Race. Si è dentro anche Di Legge, Pittaccio, tutti dentro, mentre Danilo fa il giro veloce. Vediamo dopo il giro dei pit stop la classifica. Leus è l'unico che è rimasto fuori, e Danilo comunque è molto vicino al buon Alberto 222, quindi attenzione, sono sulla stessa strategia. Quindi la gara che ghiaccio per Alberto è ancora aperta, e Danilo vuoi andarsi a... Ma un 3 su 3 qui, Andrea, cosa ci vuole? Un pandoro farcito, ma qua dobbiamo avere un cesto qua... praticamente, cioè, praticamente offre Marco, offre, ma anche una specialità champagne, diciamo, anche. Andiamo so, spumante su... Ma non lo so, io pensavo più a un insaccato calabrese tipico da inviare. Vabbè, allora dillo. Così durante la gara ha la carica anche. Esattamente. Soppressata, l'anduia. Pensavo più a quello. Non so se voi la conoscete, ma... Ma adesso non è che la conosco. Una fetta di pane. Conosce solo in Calabria, ormai è international l'anduia. Un po' come il pandoro, no? Mentre si ferma Leus per la sua unica sosta, e Danilo ha accorciato su Alberto, e attenzione, Fiorino è disperso in ottava posizione, Danilo invece è negli scarichi di Alberto, quindi Danilo vuole fare l'impresa 3 su 3 nella Pandoro Race. Un cannibale di Pandoro questo Danilo, mamma mia, veramente un cannibale, non è spaventato dai trigliceridi, può portare questo pandoro, e continua ad attaccare negli scarichi di Alberto. Safety car virtuale, che è successo? Che è successo? C'è una gialla e Fiorino con questa livrea molto bella che ha rotto il muso alla Villeneuve, e quindi ha creato questa bandiera gialla, quindi Fiorino dimentica il pandoro e potrebbe giocarsi anche la seconda piazza della Pandoro Race, quindi il torrone verrebbe assegnato a Pittaccio. Vediamo, Pittaccio naviga in nona posizione, però ha il passo per recuperare qualche altro lotto in questa classifica. Vediamo quanto dura la safety car virtuale. Alberto adesso è alla rivazza, e andiamo verso il rettilineo principale. La gara dovrebbe ripartire a brevissimo. Si è avvicinato molto da Danilo, forse troppo, potrebbe prendere una penalità perché è veramente troppo sotto. Vediamo se adesso alza il piede per distaccarsi, per entrare nel tempo delta. Infatti ha alzato il piede, sono per i 6 decimi. Safety car virtuali molto lunghe su questa Pandoro Race. Sì, è vero. Grazie per essere uscito le safety car normali. Cioè, volevamo un po' di safety car normale, no? Un po' di caciara. Si riparte, Danilo ha guadagnato un paio di decimini con questa, grazie a questa virtual, mentre ci ha perso tempo una Puritan, che comunque nella sua gara di casa, a pochi chilometri dal circuito di Imola, è buon terzo. Quarto e mezzo, quinto Schumi Legend, sesto Di Legge, settimo Daniele Play, ottavo Gallians, Taccio nono, e Scrive mi è scivolato tredicesimo. Dem attaccatissimo con Leux,
alla Piratella, vediamo fuori pista Neus, vanno verso l'acqua minerale affiancati, non vola nessuno, alza il piede, alza il piede nessuno perché si danno delle ruotate clamorose, Neus va in rientro in pista molto pericoloso in cui Krile se la vede brutta, appiccicati, durissima la staccata del pilota Krile. Un buon Leus, che Leus perde tantissime posizioni, scivola tredicesimo, mentre Danilko è attaccato agli scarichi di Alberto, si fa vedere al tamburello. Oh, occhio, Danilko vuole il triplete, vuole. E mentre Matthew e una Pulitan sono ingarillatissimi per lotta per il podio, era passato per un attimo davanti Napo, ma Matthew ha allungato la staccata, è rimasto davanti, ma Napo ci riproverà, vuole il podio nella gara di casa. Ieri c'è anche una bella lotta per il quinto posto con Schumacher attaccato da Dileggio e Daniele Play. Ha perso tempo Pittaccio invece, molto tempo Pittaccio. Danilo appiccicato alle acque minerali dentro gli scarichi della vettura di Alberto 2-2 verso la variante alta. Non dovrebbe essere questa zona di sorpasso, infatti non riesce. Vediamo verso l'arrivata, non c'è un grosso spazio, un piccolo lag di Alberto. Non c'è un grosso spazio, però vicinissimo da Nirko, vediamo se inventa una staccata qui alla rivazza, no? E quindi lo attaccherà sul rettilineo principale, mentre Di Legge passa Shumi Legend alla staccata della rivazza. Eccolo, vicinissimo. E si attacca anche Daniele Play, ne approfitta, quindi due posizioni perse. Da Nirko. È dentro alla vettura di Alberto, alla staccata del tamburello e va di Danilko, gomma rossa, primo posto, un gordo, grosso rischio per Alberto sul corno del tamburello, rischiato di perderla, mentre Napo ha perso terreno su Matthew e Daniele Play ha passato Di Legge. Attenzione, Daniele Play ha passato Di Legge, mentre c'è ancora il puntino e il duello tra Leuz e Krive, staccata del tamburello. Sarebbe il primo pilota a vincere tutte e tre le gare in un'edizione, chiaramente. Cioè, la Badolato Inc. ha dichiarato fallimento per troppi Pandori comprati ad Anirco, quindi attenzione. Vale sempre uno, attenzione. Ma il buon Badolato l'aveva vista lunga, perché lui si è dato tre Pandori. E tre Pandori... Uno non c'è più, purtroppo, perché è stato, io anche ero portato tre torroncini, non ci sono più nemmeno i tre torroncini. Sì, vabbè, tu ci lasci aperto. Chissà dove sono finiti. Tu, appena mi hai detto dopo gara 1, ma sento un attimo, ho detto sì, ciao. No, quello era un altro problema tecnico. Ho convocato un attimo la regia e pianiamo. Sono stato richiamato. Tipo richiamato agli ordini. Tipo Trota. È un Danilko che ti segnalo che ha quasi 2 secondi di vantaggio. Danilko ha messo la gara in ghiaccio, sembra fare un altro sport davvero, mamma mia, ne ha più di tutti. Pittaccio intanto guadagna 2 in carrelatissimo con Luca Saminio, quindi Luca lo vediamo molto impegnato nella guida. Si sta attaccando Pittaccio. Luca che si è ripreso nel finale, mentre Di Legge e Daniele Play e Shumi Legend sono l'unico duello insieme con Flaminio con Pittaccio. Per il resto posizioni abbastanza cristallizzate, Krive ha allungato Sleut. Vediamo Pittaccio puntualmente fuori pista qui l'uscita della Piratella. Napo si prende un altro avviso, altri secondi, quindi addio speranze per il podio, la sua gara di casa. Verso variante alta, gira Pittaccio davanti a Flaminio, si è avvicinato anche Sdem che può attaccare Luca, c'è una bandiera gialla nel settore 2. Io resto concentrato su Sdem che è molto vicino agli scarichi di Luca Flaminio, vediamo se lo attacca, no? Lo attacca ancora, bandiera gialla nel settore 2, zona di RS qui, Flaminio a 5 decimi da Matteo Pittaccio, potrebbe provare ad attaccarlo. Verso la staccata del tamburello, Sdem invece non riesce ad avvicinarsi perché è l'ultimo del trenino. Si fa vedere Luca, entra dentro, chiude la porta Matteo Pittaccio e cerca di approfittare Sdem trazionando bene verso la Villeneuve. Poco lo spazio qui, vediamo se Sdem cercherà un varco, ma desiste, alza il piede. Esce fortissimo Sdem verso la Tosa, qui potrebbe provarci.
Si mette centropista Luca e non riesce ad entrare. Adesso hanno allungato abbastanza, quindi invece andiamo sul duello per il quinto posto con molto costante Daniele Play che tiene dietro il buon di legge. Attenzione, penalità anche per Matthew, quindi zona strano. Zona podio, anche profilo, sì, zona podio da controllare. Zona podio da controllare, sembrano solo 6 secondi a testa, quindi molti tagli la pista di mano, bisogna stare attenti, stare molto attenti quando ripartiranno i campionati nel 2022. Il gioco molto molto severo. Marco 16, si sta mangiando Pandoro. Marco mangia. Marco no, in mangia. Collegamento con attenzione radio con Crive. Quindi di legge è passato Daniele Play intanto. Fit Mart starà mangiando dei dolci tipici toscani, panforte. No, secondo me è sempre un pacchetto di crumb. Sono a dieta. I fantucci col vin santo. Vin santo. No, si sta tenendo per domani sera e poi va bene Natale. Ma sì, ma ci mancherebbe. Arriviamo ultime due curve. Ultime due curve di una. Sì. Una Pandoro stradominata. No! Krikkonen. Krikkonen l'ha visto in diretta, che ha perso completamente la macchina. Piase e Danilko va a prendersi il Pandoro. Il Pandoro! Ma il Pandoro, e che Pandoro! 3 gare su 3 vinte. Ma domina questa Pandoro Race in maniera eccezionale. L'unica macchia che a Jeddah non è arrivato primo sul traguardo. Cioè, esattamente, giusta la notazione di Mister X. E peccato per Napo che perde solo per mezzo secondo il podio da Matthew. Matthew sale sul podio. Quinto Shumi Legend, sesto di legge, settimo Daniele Rey, ottavo Pittaccio, nono Gallians, decimo Leux sul filo di lana davanti a Flaminio, Crives, Dem. Stem che festeggia distruggendo l'alettone anteriore del suo monoposto. Aspettiamo l'arrivo di Matteo Profilo e del buon Alessio Ferino che chiude mestamente in quest'ultima posizione questa terza gara della Pandoro Race, che è letteralmente volata alle 11:15, ma è veramente volata questa Pandoro. E Danilko, pilota del giorno, pilota del Pandoro, pilota vincitore della gara, pilota tutto lui praticamente, tutto lui. E la classifica finale, Andrea, ce l'abbiamo quindi? Con il podio? Restano qualche briciole? Sa fare i calcoli. Attenzione. Questa scritta Bauli il Pandoro. Panna, Flaminio, panna. Buonasera. Buon luogo a Flaminio. È impegnato nei calcoli. Vediamo il podio di questa Pandoro Race. Dovrebbe essere la classifica finale della Pandoro. Dopo 3 gare dovrebbe essere Danilko, senza far calcoli. Alessio Fiorino e terzo Matteo Pittaccio. Ma aspettiamo l'ufficialità. Albe, io Andrea lo vedo un po' bloccato, un po' frizzato. Sembra bloccato di stare sul canale Twitch di Fit, sembra di stare su DAZN effettivamente, sì, c'è un'immagine un freeze e per me ha una faccia invece più che schifata. Il naso di Andre, però vabbè, con la scritta Bauli, però che dobbiamo fare, spiace, con vento passa quello. Direi di andare avanti allora, contattiamo qualche pilota. Attenzione, è saltato tutto qua. No, è rientrato. È rientrato, ecco. È rientrato, ecco, attenzione. Di attaccare il cavo, si è chiuso il telefono. L'abbiamo vista con un'espressione facciale non gioviale, signor Badolato. Cosa stava pensando in quel momento? No, stavo pensando... Quando? Mi scusi, quando? Quando si è bloccato prima che uscisse, sì, stavo mandando ogni tanto al power bank che era inutile perché in pratica era vicino al telefono ma senza il cavo attaccato, quindi era un po' inutile. Allora, quindi
abbiamo Abemus, il vincitore della Pandora Race. Dovremmo fare un po' i calcoli per quanto riguarda le seconda e terza posizione. Non so se mi sentite. Sì, sì. Sì, sì, sì. Ok. Io avevo proposto una circo. Ti sentiamo. Davanti alla Fiorino e Pittaccio, ma attendevo l'ufficialità. Devo fare i calcoli però. Ci dice se volete sentire l'eventuale vincitore di questa Pandora, visto che ne ha vinte 3. Ma certamente. E ha detto che però c'è il canale bloccato perché sarà stato rimosso. Il buon Danirco. Controllo subito. Abbiamo ma subito. Pare l'ora di rimuoverla. Siamo gente. Live. Ma che combini? La... My God. Rimuovere, puntata... rimuovere assolutamente no. Eccezionale. Io... Ci mancherebbe altro. Un commento anche per quanto fare. Riguarda per chi ha visto la gara. Volevo anche un commento sulle livree. Qual è la livree che vi ha colpito di più, Luca? Ne ho viste troppo poche. Volevi dire ne ho viste troppe poche belle oppure ne ho viste troppo poche? No, ne ho viste proprio poche macchine. Ah, ok. Allora, io cerco di fare un recap intanto. C'era la macchina di Samu che sembrava la Forti, però era doveroso dirlo. Sì. Abbiamo visto anche una Minardi con la livrea telefonica del 2000, Luca. Oppa, la Peppa. L'abbiamo notata. La mia è arrivata nel gioco, cioè nelle tre gare di stasera, catapultata direttamente dalla carriera, quindi l'Andrea Moda. Ah! Me l'ero persa. No, perché l'avevo un po' rivisitata, perché prima l'avevo fatta proprio un po' più ad hoc. C'era quel nero, però non pensavo. Attendiamo Danirco per essere intervistato. Aspettiamo. Vediamo se arriva il momento. Lo vado a chiamare. Dani, ti hanno sbloccato nel canale, se vuoi. Chiaramente ricordiamo che il Pandoro è fatto con materie prime esclusive. Ma se, allora scelte da chef pentastellati. Pentastellati addirittura. La mattina Mac 17 si alza alle 4 per andare a farlo nella panetteria di fiducia. Panetteria Luconi, ragazzi, lasciate perdere. La premiata panetteria Luconi. Premiata panetteria Luconi. Panetteria Luconi, oh mamma mia. No, PFM. Premiata Forneria Lugo, Marco, Forneria Marconi. Marconi. Intanto quando... attenzione, abbiamo, forse ce l'abbiamo? Mi sa. Il collegamento? Eccezionale. È in diretta? È in diretta, attenzione, eccolo. Il vincitore del Pandoro Race, della Pandoro Race 2021, Mirko Suriano. Ciao Mirko. Sentite? No, così. Ti sentiamo, sì. Non so se lo sentite. Sì, forte Andrea, e chiaro. Andrea, fai virtualmente la premiazione, consegna il Pandoro, allora, Andrea. Vuoi soltanto anticipare che è un quarto di questo... parte scherzi, no? No! Dai, smorziamo. Allora, a parte gli scherzi, Mirko, ci senti? Sì, vi sento. Allora, vabbè, tu diciamo che in realtà sei tornato per questo appuntamento, non ti eravamo in pista da diversi mesi. E ora siamo ci stiamo un po' divertendo tra di noi, chiaramente, anche considerando la serata. Ma parlando anche seriamente, o in maniera, diciamo, pseudo-seria, com'è andata questa gara? Come ti sei trovato, diciamo, a ritornare in pista con alcuni ragazzi con cui già hai corso, immagino? Ma infatti mi ha fatto piacere, appena sono entrato in party c'era un casino. Con chi eri in party? Scusa la domanda. Non ho capito. Con chi eri in party, diciamo, stasera? Io, Luca, c'era Napo, c'era Alberto, Mattia. Luca, cioè, Luca ti ha fatto la testa tanta, secondo me, o no? No, sì. non è vero. No. Sono quasi sempre zitto. No! Dillo! Scusate, dillo! Danirco, scusa. Non ho detto quasi niente. A Imola, ho parlato solo c'è stato un momento a Imola molto folcloristico.
da parte del signor Flaminio, vorremmo sapere, perché l'abbiamo visto in diretta su Discord, però, inveire, insomma, però non abbiamo andata... capito cosa ha detto. Non se è andata male, tanto alla fine è una gara, è una gara goliardica alla fine. Ha detto acci picchia. Okay, ecco. Aciderbolina. Aciderbolina. Acipigna. Vabbè, sappiamo, vabbè, il tuo, diciamo, come dire, la tua velocità in pista, quindi non è una sorpresa, però mi sembra che su questo gioco forse ti ho visto in gran spolvero stasera. Sì, diciamo che tra il cambio di volante e sono trovato bene col gioco fin dall'inizio. Abbiamo fatto una gara a Monza, mi pare, inizio gioco, e di solito sì. Io, diciamo che l'anno scorso era più veloce di me, sempre, e ero più veloce di lui, quindi già dall'inizio comunque avevo capito che mi trovavo meglio su questo gioco. E poi piano piano, col tempo, comunque passato un po' da quando è uscito, si va sempre meglio, e quindi... Ora non mi ricordo che livrea aveva Alberto, ti ricordi la livrea di... La Jordan verde, infatti la domanda era... Ah, la Jordan verde! Jordan verde spettacolare, verde. Una delle livree più belle, tra l'altro. Infatti c'era dei richiami di nero, quindi la domanda era: a chi ti sei ispirato per questa livrea? No, ho visto solamente quando l'ho girato i colori e appena mi è piaciuta l'ho fermata lì. Noi quindi romantici pensavamo che tu avessi voluto mettere la Jordan. Quindi... Noi romantici stavamo pensando, ma vedi Danilco che finezza, perché oggi era il compleanno di Bertrand Gachot, che compie 59 anni il 23 dicembre, e guarda che Danilco onore il compleanno di Gachot, ne avevo idea, omaggiandolo con la Jordan. Come caspita vi siete fatti a ricordare il compleanno? Ma lui stamattina, quando si è alzato, ha detto: non è che il 23 dicembre vi siamo al previgere, oggi è il compleanno di Bertrand Gachot. Ora farò la livrea verde Jordan, invece no. Però allora, un'altra domanda, mentre Long purtroppo ci delizia con uno sbadiglio, qual è la pista che ti è piaciuta? No, in realtà io ero mutato. Era Flaminio? Luca! Ma perché date la colpa Luca a Long? Io la denuncio e processo per direttissima se continua così con queste diffamazioni. Mi scusi Long, volevo chiedere poi a Mirko, visto che era qua, dei tre circuiti, vabbè, forse un'idea già ce l'ho, ma qual è quello che più, diciamo, ti piace, al di là della storicità del circuito? Qual è quello in cui ti trovi meglio, ecco? Ma diciamo, dovessimo parlare di vita reale, insomma, forse Imola. Però da guidare sul gioco non è il massimo. Invece, da guidare tra le tre forse un'altra. Cosa? Tra le tre forse Portogallo Jeddah, forse tu dici da guidare nel gioco, dico. Da guidare nel gioco forse Jeddah, perché più, diciamo, è più, come dire, deve avere un certo flow, ha più ritmo, quindi, ecco. Quello che ha detto. Sì. Un po' più lenta tipo Imola classica, mentre Jeddah è più preciso, e sono le piste che mi piacciono a me. E poi c'è una sorta di ritmo dove se perdi la concentrazione un decimo di secondo vai a sbattere. E quindi sono quelle cose che mi... Sì. Una domanda da Nirko. Stasera sei corso con danni standard? Hai trovato differenze? Hai avuto qualche danno sotto al fondo? No, in altri campionati che faccio corro con standard, quindi per me è stato uguale. Ah, perfetto. Abbiamo altre curiosità? Okay. Curiosità, quando ti vedremo in pista? Quando ti vedremo in pista per battere Long, che diciamo, visto che non ha rivali nei campionati. Ma guarda, allora, per battere me lo può fare anche in retromarcia, non è un problema. Cioè, anche domani, se vogliamo sminuirlo con una mano, così, se vogliamo sminuire il vincitore della Pandora così, lo possiamo anche fare, non è un problema. Andre, riesci a far materializzare il Pandoro da una parte all'altra? Cioè tipo, no, lo passi? Come era il fumo? Guarda, ti posso fare una magia. Questo è il Pandoro, questo qua è il Pandoro praticamente, che poi con un processo di lavorazione particolare diventa così.
Condoro Melega. No, non si fa pubblicità. Di plastica, con dell'aggiunta di plastica riviene così, eccolo. Andrea, scusa. Quante gliene vuoi mandare? No, no, ne mandiamo uno, chiaramente. Ah, ok. No, perché Jacopo sta ancora aspettarne uno, io non volevo dirlo. Vabbè, ma Jacopo è rimasto quanti anni fa? 3 anni fa, 4 anni fa? Eravamo in crisi, c'era la dichiarazione di bancarotta, cioè in quell'anno non potevamo nemmeno spendere 10 centesimi. Il Nasdaq, ora non è che siamo milionari, il Nasdaq era sotto di 7 punti percentuali, ma cosa stiamo parlando? Sì. Di cosa stiamo parlando? È una crisi economica. Se per questo ne sto aspettando a uno anche io, quindi. Ma che siamo? Una cosa di dolciario, ma che vabbè, dai, non lo diamo a Dario. Ho vinto pure una Pandora. Non lo diamo a Mirko. Ma quando? Abbiamo due Pandori in arretrato. Sì. Bartolini non ha consegnato. Mannaggia, la miseria. Io sapevo io che avevo due Pandori in arretrato. L'hai fatto il DDT? Ragazzi, ma voi dovete fare... Oh, scusate. Avevate l'estrazione dei gruppi di Rocket. E quindi... Ecco, allora, ma chiedo a Marco, chiudiamo la diretta oppure quindi ne apriamo un'altra, immagino? No, continuiamo. Bello, Alessandro mette una, sì, metterà magari uno stacco e poi proseguiamo. Sì, esatto. Se c'è vi preparate, se c'è qualche pilota che vuole collegarsi, darci qualche impressione della Pandoro. Se c'è qualcuno, siamo qui a disposizione. Secondo me sono tutti a mangiare, altro che mangiare Pandoro. Sono tutti su Rocket League in questo momento, li vedo da qui. Sì. Fermo. Tutti ad allenarsi! Ma sono a aspettare il sorteggio, quindi. Confermo che stanno tutti su Rocket. Bravo. Bravi ragazzi. Sistemare i pad. Luca, dai, ma vieni a giocare a Rocket. No, ragazzi, dai, non fumo, su. Per chiudere, diciamo, questo appuntamento con la Pandoro, allora, per quanto mi riguarda, non so, chiaramente poi se Alberto dovrà staccare a breve per andare a rabbuffarsi gli altri torroncini. No. Direi che a questo punto possiamo passare la linea. Ringraziamo Mirko, anzitutto. Grazie Mirko, complimenti. Poi, vabbè, in privato ci sentiamo. Complimenti ancora, vabbè, a parte, diciamo, il tono, diciamo, abbastanza... gioviale che c'è stato in questo party, ma penso che ti sei divertito anche tu questa sera, diciamo, soprattutto in pista. Sì, confermo. Mentre sento Long che allora lei la ancora. Deve finire di dire io sento Long, ma perché non sento più Long. Mirko, grazie ancora, alla prossima, ci vediamo in pista. Grazie a voi ragazzi. Ciao Mirko. Bravo, complimenti. Bravo, complimenti, ma non c'era bisogno chiaramente di questa gara per la velocità in pista, ma abbiamo avuto un'ulteriore conferma. Alberto, grazie anche a te, buon Natale Mirko, buon Natale Alberto. Grazie a voi, buon Natale a tutti. Buon Natale in famiglia, mi raccomando. Io stacco e do la linea, a questo punto do la linea ai titolari di Rocket League, signor Marco Luconi, Ernesto Coppola, con la partecipazione anche chiaramente di Alessandro, di Bendy, e non so se vuole rimanere anche Luca. A voi ragazzi. Io non ho niente da fare, quindi. Ciao a tutti, grazie ragazzi. Era una sigla. Ale, lanciamo uno spot e torniamo tra un minutino. Esatto, lanciamo il mini spot di Rocket League. A tra poco. Ma dov'è la salsiccia? Come non doveva starci? Mini spot, a tra poco.